Ragazzi, Fortnite ci ascolta. No, non è pericoloso. Anzi, in realtà è una cosa bella pensarci, perché come sappiamo la Epic segue tantissimo Fortnite Reddit ed è capitato un sacco di volte che inserisse in gioco idee dei giocatori. Quindi oggi parleremo di tutte le cose che sono sicuro che anche tu vuoi vedere su Fortnite. Mi raccomando ragazzi, senza farci sentire dalla Epic, arriviamo a 10.000 mi piace, quindi mettete tutti quanti un mi piace sotto questo video, supportate il canale per favore, grazie mille. E in più vi ricordo che se inserite il codice Shiko in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia di Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi riposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Prima di tutto ragazzi, la prova del fatto che la Epic ci ascolta è il fatto che le votazioni per il primo oggetto da reinserire su Fortnite sono finite e la community ha scelto il lanciagranate a impulsi, quello che attualmente troviamo in gioco ed è bellissimo ragazzi perché ne troviamo un sacco al posto del Rift. A me piace di più il lanciagranate a impulsi ragazzi, faccio dei push assurdi e muoio malissimo ogni volta, però ogni tanto una kill la faccio. E in più ragazzi, un'altra cosa che è stata chiesta tantissimo erano gli oggetti di Halloween che alla fine sono stati reinseriti in gioco e sono felicissimo perché il lanciazucche ce l'abbiamo solamente grazie alla Epic che ha deciso di reinserire queste cose grazie alle richieste degli utenti. Quindi ragazzi, subitissimo scrivetemi nei commenti qual è la cosa che volete in questo momento su Fortnite. Io non so se scegliere le palle, quelle del cricetino, il veicolo, non so se ve lo ricordate, oppure le trappole. Raga, se voi in un futuro prossimo state guardando questo video e ci sono le trappole, allenatevi a trappare i vostri nemici perché è la cosa più epica del mondo. E iniziamo ragazzi con la primissima cosa che sono sicuro tutti rivogliono, ossia la pistola da pirata. Nel capitolo 1 ragazzi, da quando è stata inserita, in tantissimi se ne sono innamorati. È un modo perfetto per non prendere danni da caduta, per fare dei trick assurdi e per uccidere i nemici nei miglior modi possibili. E ragazzi, nel capitolo 2 è stata inserita solamente per una settimana della stagione 5, per poi essere sostituita ragazzi dalla Desert Eagle, che nel capitolo 1 era un'arma importantissima, fortissima, bellissima, perché ci permetteva di prendere i muri dei nemici. Quindi piuttosto che picconarli, una persona di solito si teneva sempre una Desert Eagle per prendere i muri del nemico boxato. Però devo dire che in questo capitolo non è stata minimamente di successo ragazzi. Pensate che se non ci penso nemmeno mi accorgo del fatto che c'è la Desert Eagle perché nessuno la usa. Cioè, non ho mai visto nessuno avere nell'inventario una Desert Eagle quando l'ho ucciso, né io la porto mai nell'inventario ragazzi. Se la trovo, anche se è epica, la lascio giù. Ciao Desert Eagle. Preferirei la pistola pirata raga, like se anche voi volete la pistola pirata, che è letteralmente bellissima. E se mentre state guardando questo video ragazzi c'è la possibilità di votare la pistola pirata piuttosto del lanciagranate a prossimità, vi prego fatelo. Anche se c'è il combat dall'altra parte ragazzi, la pistola pirata è troppo bella, vi prego, vi prego. Ma parliamo di una cosa molto ma molto importante che riguarda la mappa di Fortnite. Una cosa su cui tutti si stanno lamentando è il fatto che non ci sono tanti aggiornamenti settimanali e che non ci sono tante modifiche alla mappa. E ragazzi, vi dico una piccola cosa che potrebbe cambiare tutto, ossia far tornare il quartiere. Ragazzi, era bellissimo. Ogni settimana i giocatori avevano la possibilità di creare questa mappa quadrata con una misura già impostata che poi veniva scelta dalla Epic in base a quanto bella fosse, a quanto originale fosse, e veniva inserita direttamente nella mappa. E io mi ricordo ragazzi che il quartiere era un posto in cui atterravo spesso perché era bellissimo. Ogni settimana trovavi un posto nuovo, era bellissimo ragazzi. E in più magari potrebbero reintrodurla con magari qualche feature nuova, tipo non so se ricordate quando c'era Boschetto Bisunto il taco, ecco, che tipo potevi prendere i taco e c'era una settimana particolare in cui mangiavi i taco e correvi veloce oppure ballavi. Ecco, il quartiere potrebbe avere queste cose veramente assurde, soprattutto se pensiamo che ora in creativa ci sono delle modalità assurde. Anche solo pensare al fatto che hanno ricreato Squid Game su Fortnite, sono riusciti a rifare questa cosa, oppure ieri avevo visto un gioco in cui ti puoi rincorrere con le macchine. Insomma ragazzi, ci sono un sacco di mappe in creativa, potrebbero fare questa cosa per far tornare il quartiere, che tra l'altro il motivo per cui l'hanno tolto è un motivo bruttissimo e che mi dispiace un sacco, però
Cioè, non è colpa della Epic. Qualcuno ha fatto lo stupido e ha ricreato la scena di un suicidio all'interno del quartiere. E purtroppo, ragazzi, la Epic ne ha preso la responsabilità e ha rimosso completamente alla fine del capitolo 1 il quartiere. E secondo me non è giusto che tutti quanti non possiamo utilizzare una cosa bellissima solo perché alcune persone hanno fatto una cosa sbagliata. Dovrebbero punire loro. Ma parliamo, ragazzi, di una cosa che sono sicuro interesserà tantissimi di voi, ossia il ritorno dei cecchini. Lo so, ragazzi, tutti quanti sotto sotto li rivolete. A me non dispiace tanto questa season in cui puoi girare tranquillo senza che qualcuno ti cecchini a caso, però in tantissimi erano veramente veramente affezionati al Barrett. E devo dire, cioè, quando fai un headshot con il Barrett, ragazzi, puoi tranquillamente lasciare giù il mouse, il controller e andare a farti un giro perché hai vinto tutto. Però in questa season c'è solo il cecchino semiautomatico, che è una delle armi che viene lasciata più in terra in tutta la storia di Fortnite, e la Epic non riesce proprio a farcelo usare. Ragazzi, piuttosto che utilizzare il cecchino semiautomatico, le persone scelgono di utilizzare la R, anche perché, se ci fate caso, il mirino del semiautomatico non zooma nemmeno davvero tanto, cioè non è come un vero e proprio cecchino, e quindi la gente non lo usa e tutti rivogliono il cecchino. Like se anche voi lo volete. E oltre ai cecchini, ragazzi, una cosa che ha fatto rimanere male tutta la community è stata la rimozione del pesce di Mida, che suona un po' strano ma ve lo spiego subito. Non so se giocavate a Fortnite, ragazzi, ma nel capitolo 2 stagione 4 era stata introdotta la possibilità dell'1% di pescare all'agenzia il pesce di Mida. E in realtà non era un pesce poi così speciale, perché ci faceva diventare tutto l'inventario leggendario. Cioè è forte in realtà, ma non se devi passare 8 ore in parco giochi a provare a pescarlo. Però, ragazzi, è divertentissimo perché si era creata una vera e propria community di pescatori. Era molto carino, era divertente perché la gente faceva le live in cui provava a pescarlo. Beh, purtroppo, ragazzi, con la fine della stagione 4 è stata rimossa l'agenzia e la Epic non ha annunciato nulla, e le persone hanno continuato per settimane a provare a pescare il pesce di Mida. Poi hanno scoperto che questo pesce si poteva pescare solo all'agenzia e che quindi non era più in gioco. Ragazzi, voglio rivedere tutte le live di pesca. Sanpei, spostati. Voglio vedere il pesce di Mida, che anche questo suona un po' male. E se abbiamo parlato del pesce di Mida, come possiamo non parlare del fungo dorato? In realtà non è nemmeno una vera e propria notizia ufficiale il fatto che questo fungo sia stato in gioco. Non si sa nemmeno se è stato un errore, ma questo fungo c'era, ragazzi, e in tanti l'hanno utilizzato. Aveva la possibilità di spawnare con lo 0,0001% e ti dava solamente 100 di scudo, e si poteva trovare solo per terra. Era una cosa bellissima, ragazzi, anche perché, cioè, è bello quando le cose sono rare e tu potresti trovarne una completamente a caso, e non capisco come potrebbe essere una cosa fastidiosa dalla Epic da riaggiungere. È un funghettino, che cosa fa di male? Quindi Epic, riaggiungila, grazie. E se finora vi ho parlato di alcune cose un pochino vecchie, è arrivato il momento di parlare di qualcosa che è stato appena rimosso, ossia le vacche. Erano bellissime, raga. Cioè, si dava la possibilità di muoverti più velocemente, di saltare sopra il nemico, di scalare i muri, di fare un sacco di cose. Mi piacciono tantissimo, mi sono piaciuto un sacco e mi ci sono divertito, quindi non vedo come mai la Epic abbia dovuto rimuoverle. Magari l'hanno fatto per la trama di Fortnite, però se non metti le vacche puoi mettere un pulcino che si gonfia, puoi mettere una palla, qualsiasi cosa, ti prego. È bellissimo, divertentissimo! E se finora abbiamo parlato di qualcosa che avevamo già visto, tantissimi della community si stanno lamentando per due cose. Tutti quanti vogliono nuove trappole e nuovi veicoli. E infatti, ragazzi, nel primissimo caso abbiamo la possibilità di giocare a un gioco con le trappole. Non sono le classiche mine anti-uomo degli altri giochi, ma, ragazzi, avevamo le trappole con le spine che incastravamo i nemici. Avevamo quelle elettriche nelle season scorse. Avevamo i bouncing pads. Avevamo quelle col veleno. Ragazzi, ci sono state un sacco di trappole su Fortnite. E oltre al fatto che tutti quanti le rivogliono, ci potrebbero essere delle nuove trappole. Qualche nuovo modo per riuscire a incastrare i nemici, anche solo per avere quella paura di andare in giro che ora non tutti ce l'hanno, e nuovi veicoli per il fatto che nel capitolo 1 siamo stati abituati ad avere un sacco di nuovi veicoli, dai carrelli ai driftboard ai quad crusher ai golf cart. Ragazzi, c'erano tantissimi veicoli, tutti in ogni season, e tutti quanti vedevamo questa novità. E in questo capitolo abbiamo visto le macchine.
tutte uguali. Quindi Epic, è arrivato il momento di reintrodurre nuovi veicoli, nuove trappole, e farlo nella season di Natale, che di solito sono le mie season preferite. Grazie. E passiamo all'ultimo oggetto che, ragazzi, sono sicuro tutti quanti vogliono. È stato uno degli oggetti più famosi di tutta la storia di Fortnite, e solo chi ha giocato un bel po' di tempo fa ha avuto la possibilità di vederlo, ma tutti lo conoscono. Sto parlando del succo succoso, ragazzi, gli slurp. Tutti quanti le rivogliono, dai, anche solo una settimana per poterle riprovare. È comodissimo il fatto che ti curino senza che nemmeno te ne accorgi, e con il passare del tempo ti diano piano piano sia salute che scudo. Quindi, Epic, per favore ascoltaci. Arriviamo a 10.000 mi piace, così magari la Epic ci ascolta. E ragazzi, rivoglio le slurp. E niente, ragazzi, il video termina qui. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo momento del video, e vi ricordo di seguirci su Instagram, perché non mettiamo assolutamente nulla. E per ora noi non possiamo far altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come adesso ci becchiamo al prossimo video. Bella!